Ciao divette e ciao divetti, benvenuti in un nuovo video. Allora, io non vedevo l'ora di fare questo video, sono mesi che aspetto di fare questo video perché finalmente in questo video vi dirò che cosa è successo veramente col mio ex, il cameraman misterioso, negli ultimi mesi, perché voi non sapete, c'è sotto tutta una cosa che voi non potete neanche immaginarvi e ora vi spiego come l'ho definitivamente fregato e annientato. Dunque, vi ricordate, credo, della signorina Silvani, ovvero la ragazza con cui lui ha avuto una relazione dopo averci provato con me, facendomi incazzare giustamente, creando tutto quel casino. E già ai tempi vi dicevo, sicuramente è andato da lei perché voleva farmi un dispetto di qua e di là, eccetera eccetera. E poi negli ultimi periodi vi ho anche fatto dei video e vi ho anche detto comunque lui la sta trattando male, perché lei aveva lasciato un commento su Instagram in cui si lamentava di essere stata bloccata da lui, la loro storia comunque sta finendo, di qua e di là. Vi avevo già preannunciato queste cose. Quello che voi non sapete è ciò che c'è sotto a tutto ciò. Perché? E ora parte lo scoop, ragazzi, parte lo scoop. Purtroppo sono da sola a fare questo video per una questione di distanza, ma al più presto ve la voglio fare conoscere, perché sì, io e Serena, ovvero la signorina Silvani, che in realtà si chiama Serena, quindi d'ora in poi chiamiamola Serena, e tra l'altro le mando un bacione gigante, siamo amiche. Siamo amiche da metà febbraio, abbiamo avuto modo di chiarirci a metà febbraio perché lei mi ha scritto e insomma ci siamo chiarite sul fatto che io prima avevo sputtanato lei, ho fatto cose brutte a lei perché comunque ero arrabbiata e volevo fare dispetto, eccetera eccetera. Comunque beh, insomma, abbiamo chiarito tutto questo, ci siamo conosciute, mi sono resa conto che è una persona molto diversa da come veniva descritta, perché quando io ho parlato di lei poi sono arrivate delle male lingue a parlare ulteriormente male di lei, eccetera, ma sono tutte cavolate, perché poi l'ho conosciuta ed è veramente una ragazza d'oro. Siamo diventate amiche di nascosto, nel senso che questa cosa non si doveva sapere perché lei stava insieme a lui e lei voleva comunque continuare questa relazione con lui. C'è stato un chiarimento tra noi, ma lei comunque la voleva continuare questa relazione. Però diciamo che lei aveva visto i miei video, si era fatta delle domande e poi c'erano dei punti, lei comunque mi ha contattata perché c'erano dei punti che non erano chiari. Ad esempio il fatto che quando lui è andato a Verona non si erano mai visti prima di Capodanno, quindi comunque si sentivano in chat, la prima volta che si sono visti è stato a Capodanno e non c'era una relazione, lui è andato a trovarla in amicizia, no? Per fare Capodanno insieme, comunque in amicizia. E quando lui è arrivato a Verona, prima cosa che ha fatto è stato sputtanare me, cioè prima cosa che ha fatto è stato iniziare a dire che io ero pazza, psicopatica, che gli ho fatto vivere 14 anni d'inferno, che lui era la mia vittima, cioè si è proprio posto come mia vittima, che l'ha rovinato, gli ho rovinato il carattere, gli ho rovinato l'esistenza, gli ho provocato dei traumi e un sacco di cose. Cioè, ribaltando la realtà, perché in realtà è il contrario, è lui che ha fatto questo a me e non io che ho fatto questo a lui. Però lui con lei si è posto come vittima, parlando malissimo di me, tra l'altro in presenza anche di sua cugina addirittura, quindi cioè, proprio persone che comunque cioè, si vedevano per la prima volta, non erano comunque così amici, nel senso. E però lui mi ha diffamata senza pietà, che tra l'altro io e lui non avevamo ancora litigato, perché fino al giorno prima lui mi invitava a casa sua a mangiare, mi faceva tutte le cenette carine, romantiche, quindi non è che era una diffamazione data da un litigio, un'incomprensione che uno dice incazzato, sparla, no, no, proprio una cosa gratuita, totalmente gratuita. E lei era un po' interdetta perché lei aveva visto, mi conosce come youtuber, ha visto anche negli anni passati dei miei video, ve l'avevo anche detto che in passato comunque guardava i miei video e tutto, e c'era rimasta male perché diceva: cavolo, io la diva mi sembrava diversa, no? Cioè, non mi sembrava una persona come tu me la descrivi, e c'era rimasta un po' male, anche se non è che ci credeva tanto a questa cosa qua, vabbè, però ha creduto a lui perché lui era lì, sembrava serio, sembrava perfetto, sembrava
sincero, sembrava onesto e lei gli ha creduto. Lui ci ha provato con lei ed è iniziata una relazione con lei, lui comunque le piaceva. Perché a lei piacciono i tipi un po' particolari, un po' bizzarri, lui quindi insomma le piaceva, e è iniziata questa relazione. Quando io e lei ci siamo poi finalmente chiarite, le ho detto: vedrai, stai attenta, vedrai che andando avanti, adesso lui ti sembra che sia abbastanza ok, ma andando avanti comincerà a trattarti male. Che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo messo alla prova. Cioè, per lei era più un metterlo alla prova. Per me invece era una cosa certa, nel senso che io sapevo che cosa fare per provocarlo e tirare fuori il peggio di lui alla veloce, senza stare a perderci dei mesi dietro, che sì, magari lui per qualche mese può anche... poteva magari andare avanti qualche mese in più se non ci avessi messo il mio zampino, ma mettendoci il mio zampino diciamo che ho accelerato le cose, perché sono riuscita, cioè sia io che lei che Serena siamo riuscite, lei è stata bravissima in questa cosa tra l'altro, siamo riuscite a tirare fuori il peggio di lui molto velocemente. Ad esempio, cioè, vi faccio un esempio. La prima cosa che abbiamo fatto per testarlo è stato chiedergli di dire, cioè ovviamente lui non sapeva che c'ero io dietro, però lei gli aveva chiesto di dirle che cosa gli piaceva di lei, quindi una domanda semplicissima: cosa ti piace di me? Dimmi un po' quello che ti piace di me. Cioè, una cosa proprio semplicissima. Lui ha risposto, invece di risponderle subito, le ha risposto: ah, ti farò una lista appena riesco. Una lista. E già lì capite che c'è qualcosa che non va, una lista. Vabbè. E allora noi siamo state giorni e giorni ad aspettare questa lista che arrivasse, e quando è arrivata questa lista, dopo insistenze di lei che continuava a dirgli: ma devi rispondermi a questa domanda, devi rispondermi a questa domanda, e lui era sempre un po' più freddo e non riusciva ad esprimersi, è arrivata questa lista in cui lui ha scritto due o tre complimenti molto molto forzati tra l'altro, per poi, quando lei gli ha chiesto ma allora io ti piaccio, ti faccio effetto anche, insomma così, lui proprio si è bloccato, perché lui non è proprio, cioè lui non riesce ad esprimere le cose, cioè si blocca, no? Cioè, ha tutti dei blocchi suoi, no? E lì è stata il primo test in cui lei ha iniziato a dire: ok, questo qua è un po' strano, perché non riesce neanche a farmi dei complimenti se glieli chiedo, se gli vengono richiesti, una cosa così semplice, lui non la sa fare. E poi, parlando io e lei nel frattempo, sono uscite fuori anche delle bugie. Ad esempio il fatto che lui avesse detto a lei, intanto che con me non ci provava assolutamente prima di Capodanno, che ho frainteso io, che il fatto che mi avesse invitato a cena a mangiare l'aragosta era una cosa che voleva darmi l'addio, addirittura una cena d'addio, perché tu vuoi dire addio a una persona, la inviti a cena, fai regali, ma è certo, è ovvio, no? Gli diceva un sacco di cazzate di questo tipo, e addirittura, siccome noi avevamo l'abbonamento a teatro, che durava tipo da settembre ad aprile, maggio, insomma la stagione invernale dell'abbonamento a teatro che avevamo fatto insieme, in pratica lui le aveva detto che ero stata io a convincerlo a fare l'abbonamento insieme, che lui però era titubante, non voleva, non era sicuro, però per accontentarmi poi ha accettato, quando ragazzi invece è stato lui a chiedere a me di uscire a teatro con lui e di farci l'abbonamento annuale insieme, è stato lui a chiedermelo, e io avevo le chat che ho mandato a Serena, gli ho detto: guarda qua, me l'ha chiesto lui per ben due volte, me l'ha chiesto, è stato proprio lui a propormelo. E io ho accettato, però me l'ha proposto lui, e quando lei ha visto queste chat, cioè si è incazzata, ha detto: ma ok, allora questo mi ha detto un sacco di palle. Quando lei è venuta con certezza a conoscenza del fatto che lui le avesse raccontato un sacco di palle, ha cominciato a chiedergli spiegazioni, senza dire che parlava con me, però facendogli intendere che aveva capito che qualcosa non tornava, e chiedendogli spiegazioni. Anche questo è stato una cosa che io sapevo che l'avrebbe allontanato, sapevo che lui avrebbe reagito male a questa richiesta di spiegazioni, perché io so che lui non riesce a dare spiegazioni, lui non è capace di affrontare le sue bugie, non è capace di
di avere un dialogo in questo senso, ed infatti quando lei ha iniziato a chiedergli spiegazioni lui ha iniziato a sparire, ha iniziato a rispondere a monosillabi, a dare risposte contorte, un sacco di cose assurde, e lì ha iniziato a trattarla male. Ha iniziato a bloccarla, perché poi ovviamente lui era sempre più freddo e distante, lei si incazzava, e più che lei si incazzava più lui spariva, perché lui comunque gode a vedere la gente sclerare, la gente impazzire per lui, e proprio lì a quel punto lui sparisce. Io sapevo che lui avrebbe fatto così e ho fatto in modo che lui si comportasse proprio in questo modo, e lui l'ha fatto, ha fatto esattamente quello che io mi aspettavo, e io mi sono divertita un sacco a giocare con la sua mente, a tirare i fili della sua mente, è stato molto divertente, l'ho potuto fare perché lo conosco, e quindi nel giro di 2 mesi neanche ho tirato fuori il peggio di lui, abbiamo tirato fuori il peggio di lui, poi ha fatto delle cose tipo che lei doveva venire qua, poi lui le ha dato buca, le ha detto non venire perché nevica, cioè due fiocchi di neve c'erano, nevica, e tutte, cioè ha iniziato proprio a distaccarsi da lei. Però nel mentre che in tutto questo periodo qua in cui loro discutevano, in cui c'erano quasi tira e molla, lui non è che la lasciava, magari la bloccava, però poi tornava e la illudeva, nel senso che a volte le diceva cose carine, altre volte appunto faceva lo scocciato, il depresso, il freddo, la trattava male, e però faceva in modo che questa cosa continuasse. E io avevo molta paura per lei, in certi momenti ho avuto molta paura per lei, perché purtroppo quando uno fa così ci si attacca a lui. Cioè quando uno ti tratta male però poi ti illude, ti crea una dipendenza psicologica, una dipendenza affettiva. Io ho molta paura che lei ci cascasse, perché comunque lui la teneva, in ogni caso, la teneva attaccata lì, trattandola in questo modo, e lei si arrabbiava tantissimo. Infatti alla fine poi la situazione è un po' sfuggita di mano, perché lei si è arrabbiata tantissimo, gli ha mandato tipo 80 vocali di insulti qualche giorno fa, e tutto. Quindi insomma alla fine cosa è successo? È successo che ci siamo rivelate, abbiamo fatto una chat a tre, e io gli ho scritto sorpresa, vediamo di chiarire la situazione. Io e Serena siamo amiche da metà febbraio, è stato bello tirare i fili dei tuoi disturbi mentali da dietro le quinte. Poi ho scritto goleria a parte, qualcuno deve dare spiegazioni, davvero hai detto a Serena che io avrei rovinato la vita a te e che i miei genitori sono preoccupati? Sì, perché lui è addirittura arrivato a dirle che sono pazza e che i miei genitori sono preoccupati per me. Cioè io quando l'ho detto ai miei, cioè non ci credevano manco loro, vi giuro. Che ti ho chiesto io di andare a teatro e tutte le altre bugie che hai raccontato. E poi Serena ha scritto, lui diceva che lui era stanco delle cene con te, io così stanco che mi invitava sempre. Lei ha scritto no, diceva che era stanco e che tu sei noiosa, tutto questo nella chat a tre, e io ho scritto dai, non sono così noiosa, è da capodanno che lo faccio divertire. Lui ha risposto fingendosi non sorpreso, per non dare soddisfazioni, ha risposto ah che sorpresone, tutto regolare, sarà una cosa lunga, chiede, e io rispondo guarda come si finge non sorpreso, beh se preferisci ti veniamo a casa. Ovviamente se gli andremo a casa filmerò tutto, ragazzi. E lei dice eri tu la pazza, ovviamente. Io rispondo tanto normale non sono dopo 14 anni con lui, eccetera eccetera, insomma. Io dico che è un vero stronzo, che si è autoinculato e tutte queste cose. Lui ha risposto frasi, allora questa chat di insulti dura tantissimo, cioè praticamente l'abbiamo stra-insultato per tutta la sera, e lui tra l'altro era fuori quindi rispondeva ogni tanto, e poi ha risposto che simpatiche, due amorini proprio, e io ho risposto beh ci hai scelte tu, lei esatto, scegli bene. E poi questa chat si conclude con lui che nel finale lui dice per Serena fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, la regola non sbaglia mai, e quindi lui ammette quello che ha fatto, in sostanza ammette quello che ha fatto.
senza dare spiegazioni, senza ammette quello che ha fatto, quindi lei ovviamente si è arrabbiata davanti a questa risposta, però è meglio un'ammissione piuttosto che cercare di rigirare la frittata per l'ennesima volta, che lui è un grande rigiratore di frittate. Insomma, ha cercato di non dare soddisfazioni nella chat, ma io so, perché lo conosco, so che è sconvolto, cioè so che è sconvolto e che insomma... cioè se l'è presa nel culo, in pratica se l'è presa nel culo, ma la diva vince sempre e anche questa volta ho vinto, sono riuscita a farlo autoinculare, proprio nel senso che sono riuscita a farlo comportare male facendo delle provocazioni, giocando con la sua mente, sono riuscita a farlo a fare uscire il peggio di lui, a fargli cadere la maschera molto velocemente e alla fine a sputtanarlo. E io, siccome non ho qui Serena con me, appunto per un fatto di distanza, ma non vedo l'ora di farvela conoscere, ripeto, se lei vorrà entrare in qualche vlog, perché sicuramente andrò a trovare a Verona, le ho chiesto se lei ha voglia di magari lasciare una testimonianza nei commenti, quindi se volete andare a dare un'occhiata nei commenti e risponderle e leggere quello che lei ha da scrivere, potete anche parlare con lei, che tra l'altro è una persona veramente carina, veramente simpatica, veramente solare e, come si dice, socievole, no? Cioè proprio una che ci parli tranquillamente, cioè veramente una persona, una bella persona, e sono contenta di averla aiutata a non finire veramente male con lui, perché se non ci fosse stata questa cosa magari sarebbe andata un po' diversamente i primi mesi, ma poi alla fine questi comportamenti, invece di uscire subito, sarebbero usciti poi, e sarebbero usciti quando era troppo tardi per lei, perché poi quando uno è affezionato, quando uno ha magari dei mesi alle spalle, degli anni alle spalle, poi è molto più difficile uscire da queste relazioni. E adesso ne siamo uscite e tutte e due alla grande, siamo diventate amiche ed è la cosa più bella che poteva succedere, e il finale migliore di questa storia, il gran finale di questa storia. Poi ovviamente per lui ci sono ancora delle conseguenze legali, dei video che farò ancora in cui racconterò altre cose e niente. Comunque faccio questo video veramente piena di gioia perché adoro vincere, ragazzi, adoro vincere, io sono una vincente e magari un giorno troverò anche io qualcuno che me lo butta in culo, però finora ho sempre vinto e ne sono fiera e so che voi siete fieri di me. Spero che questa vicenda possa essere anche di aiuto a chi si trova in situazioni di questo tipo, quindi vi mando un bacio e niente, ci vediamo al prossimo video.